che i siciliani sono stanchi, che i siciliani sono indignati, che i siciliani non ne possono più, che da quando si vota in Sicilia ben 8 presidenti della regione sono finiti in galera, 8 presidenti della regione, e siamo stanchi che negli ultimi due governi regionali si sono conclusi anticipatamente, la prima volta con Cuffaro e adesso con Lombardo. Io auguro ogni bene alle persone che hanno un processo, io non odio nessuno, ma guardate, noi abbiamo bisogno di una svolta. Vi voglio raccontare un episodio che lo voglio raccontare in siciliano, perché io sono orgoglioso di essere siciliano, siamo orgogliosi di essere siciliani, perché non è vero che i siciliani siamo mafiosi. Mafiosi sono i politici che stanno a Palermo e hanno devastato questa Sicilia. Hanno devastato questa Sicilia. Guardate, mi trovavo a venire da Gela verso Catania. Era il 3 luglio scorso e allora incontro in una stazione di servizio una famiglia, padre, madre e figlio. Allora arriva la madre e mi dice: onorevole, le cose vanno male in Sicilia. Arriva il padre e dice: vanno male perché non c'è un travaglio per Picciotti. Arriva Picciotti e dice: un travaglio non c'è per chi c'è a Mangiuglia. Allora io questo voglio fare, guardate, riempiranno questa campagna elettorale di inutili programmi che non rispetteranno. Vi prenderanno in giro come hanno fatto sempre. Io voglio creare il lavoro in Sicilia per i giovani, per le donne, vanno a Mangiuglia, eliminando la corruzione, perché è questo che impedisce lo sviluppo della Sicilia. È questo che impedisce lo sviluppo della Sicilia. Una Sicilia che se ti vuoi aprire un negozio devi aspettare 3 anni e se non gli dai la tangente non te lo fanno aprire. Una Sicilia che quando il negozio te lo sei aperto arriva la mafia e te lo brucia se non paghi il pizzo. Siamo stanchi, siamo veramente stanchi di tutto questo. Poi potete dire: ma tu chi ci garantisce che poi cambierai le cose? Guardate, tutti sono bravi a fare in copertura.